Ciao a tutti ragazzi, sono Epiteri e bentornati in questo secondo episodio del Road to Commander. Ragazzi, volevo farvi notare una cosa abbastanza strana, ovvero che praticamente dopo aver registrato ho chiuso, sono andato a editare e sono tornato su Call of Duty per registrare esattamente questo episodio. Non so perché né per come, ma sono un livello più alto di quello che ero nello scorso episodio. Nello scorso episodio, se non mi sbaglio, siamo arrivati al 4, adesso mi sono ritrovato al 5. Non chiedetemi come sia successo, non chiedetemi il perché sia successo. Comunque abbiamo un livello in più. Non vorrei dire una cagata, ma mi sembra che sto bug ci fosse anche sulla prima versione di Call of Duty 4, ovvero la Modern Warfare che è uscita nel 2007. E devo dire che è abbastanza strana questa cosa. Onestamente spero che non succeda di nuovo, perché salire così da un livello all'altro semplicemente chiudendo il gioco e riavviandolo, onestamente potrebbe rovinare un pochino la serie, in quanto salire di livello così senza aver fatto nulla non è proprio una cosa, prima innanzitutto, bella da fare per la serie, perché poi cioè ci sono meno episodi in quanto livello di meno. Però comunque diciamo che poter livellare così è anche comodo per qualcuno, quindi spero vivamente che la tolgano questa cosa, perché potrebbe rovinare effettivamente il gioco. Però se effettivamente è una feature aggiunta del gioco perché magari c'è stata, non lo so, perché magari non contano dell'esperienza che poi contano dopo, cose di questo tipo, allora è carina. Comunque, ridendo e scherzando, ho chiamato un elicottero, che poi non ho usato il raid aereo perché giustamente ero un attimino nella zona, si può dire così, nella zona si dice, in inglese si dice I'm in the zone, giusto per dire che ti stai concentrando, io ho detto nella zona giusto per fare la traduzione di un commento in inglese che ho ascoltato negli scorsi giorni. Comunque, buongiorno a lei, che mi ha fatto un po' spaventare. Volevo anche cominciare a utilizzare un pochino l'MP5, ragazzi, per farvi vedere la mitraglietta come la utilizzavo. Ha un po' di rinculo, quello sì, infatti vedo l'ora di sbloccare il mirino laser, che poi sarebbe il mirino reflex su tutti gli altri COD. Tanto i nostri compagni stanno facendo le stragi. Però devo dire che comunque anche la mitraglietta in sé è abbastanza buona. Qua avrei dovuto fare un dropshot per farmi una tripla easy, perché comunque i dropshot e i jumpshot, ragazzi, su questo gioco sono probabilmente le mosse di fuga, chiamiamole così, che possono aiutarvi di più per vincere le gunfight e cose di questo tipo. Onestamente mi piace molto. E tra l'altro, ragazzi, volevo dirvi che avendo visto più o meno i rapporti del primo episodio, perché il primo episodio è registrato di mattina, adesso sto registrando di pomeriggio, sono riuscito a capire che praticamente Call of Duty sul canale, diciamo che se lo cagano quei pochi che mi hanno cominciato a seguire dall'inizio, che semplicemente mi seguono perché magari hanno visto un video di Call of Duty precedente. E devo dire che ormai lo considero uno show per pochi. Ovviamente continuerò a farlo perché il mio canale è nato con Call of Duty. E mi dispiace un pochino vedere che comunque la maggior parte di voi preferisce Minecraft o cose di questo tipo. Ma comunque vedo che comunque c'è una buona parte di gente che se lo guarda. Ho detto comunque non so quante volte. Ed è per questo che continuerò a farlo. Soprattutto Road to Commander, che su Black Ops 3 vi è piaciuto tantissimo. Allora, stiamo facendo 14-4, che è un risultato niente male, soprattutto per essere entrato in una partita già iniziata dove la mia squadra stranamente era in vantaggio, perché di solito quando entro in partite già iniziate la mia squadra sta venendo asfaltata. Comunque, devono assolutamente ridurre un pochino il size delle bandiere, perché non so se avete visto, ma sono salito, cioè non è che sono salito, ma ho dato 200 punti così a caso perché ho difeso praticamente la bandiera secondo il gioco, quando in realtà ho fatto un'uccisione normale. Credo che questa cosa sia abbastanza da patchare, però comunque finché mi dà dei punti extra che mi permettono di livellare facilmente, a me va bene. Tra l'altro avete visto nello scorso episodio, secondo alcuni commenti che ho letto, che ho cambiato appunto l'account per registrare Road to Commander, e l'unica cosa cambiata è che ho messo EPT dietro appunto a Reaper, cioè prima c'è scritto Reaper e poi EPT, come potete leggere lì a sinistra. Ora, ho anche spostato un pochino il microfono perché nello scorso episodio si sentiva molto spesso quando prendevo aria e quando deglutivo, si sentirà continuamente perché purtroppo ora non ho una bella postazione dove poter mettere il microfono, però tra pochi giorni mi arriva il tavolino dell'IKEA dove posso costruire e metterlo in un angolino e da lì dovrei avere una posizione migliore dove appunto l'audio migliorerà sicuramente. Quindi per ora vi chiedo un attimino scusa se si sentono appunto questi rumori organici, però per adesso ci sono sempre stati, non mi hanno dato tantissimo fastidio e ci saranno ancora per un po'. Te muori, grazie, perché se mi avessi ucciso così, guarda, questo non sarei più giocando. Vabbè, ce n'era uno di lì. Niente, non ho serie di punti. Comunque devo dire che ho appena notato una cosa che a dir vero ritengo anche abbastanza carina, ovvero il contatore della serie di uccisioni in cui siete praticamente di fianco al D-pad che c'è in basso, perché non so se vedete in basso, ma c'è praticamente sta roba che vi indica le opzioni che avete disponibili sul D-pad, che poi sono le freccette non analogiche come già detto nello scorso episodio. E ho notato che tipo di fianco alla freccetta destra analogica c'è appunto l'opzione che ti fa vedere le serie di uccisioni, che è una cosa abbastanza carina perché così non bisogna controllare le medaglie che sbucano.
Tra l'altro, a proposito di medaglie, volendo c'è un'opzione che permette di accendere le medaglie. Io l'ho rimossa onestamente, e onestamente ritengo anche che ci stia meglio, per il semplice fatto che su la prima versione di Call of Duty Modern Warfare non c'era le medaglie. Poi vabbè, il punteggio era basato sui 5 sui 10, quindi le prime due cifre decimali, ma comunque diciamo che vedere il 100 e magari il 50, cose di questo tipo, è un pochino più soddisfacente. Posso capire il perché abbiano deciso di tenerlo così. Ora tirerei qua volentieri un raid aereo, tiriamolo lì che magari qualche team me la faccio. Uno dei nostri sta facendo, sta chiamando elicotteri su elicotteri. Io sono vicino a chiamarli, però ci crepo quasi sempre a una barra due kill. Ora vediamo di chiamarlo questo elicottero. Bene, ce l'ho, però avendo il compagno che ha chiamato non posso tirarlo. Vabbè, quelli che camperano dietro la grata ci sono sempre stati. 23-6, un risultato niente male. Ho sentito qualcuno camminare. E volevo anche dirvi, ragazzi, che alcuni di voi mi hanno già chiesto di fare dell'open lobby. Le farò sicuramente, ragazzi, dell'open lobby. Complimenti, sei veramente un bel camper. Anche perché onestamente volevo fare degli speciali interattivi insieme a voi per i 3000 iscritti, che è un traguardo veramente enorme. E appunto volevo fare delle open lobby interattive dove registrerò e caricherò magari qualche funny moment, o comunque monterò i funny moments registrati con voi nelle open lobby. Saranno sia su Minecraft che su Call of Duty queste open lobby, perché so già che comunque la maggior parte di voi preferisce Minecraft sul canale. Ma onestamente ho iniziato con COD e voglio continuare con COD. Benissimo, doppie così mi piacciono tantissimo, soprattutto perché essendo vicino alla bandiera me le conta come uccisioni d'assalto. Ora non so perché ho attivato la visione notturna, disattiviamola subito che dà fastidio in video. Granate no, grazie. Dai, se avessi ucciso con la granata sarebbe stata una bellissima kill. Ora lasciamo un attimino stare quel ragazzo, chiamiamo l'elicottero. No, fammi chiamare l'elicottero, che va bene che c'è uno in aria, ma fammi chiamare l'elicottero, grazie mille. Ora prendiamo B, che così ci possiamo assicurare già un po' di punti. Però ne abbiamo uno qua di fianco che deve avere la K silenziato. Eccolo qua, schifoso. Vabbè, l'ho ucciso? Sapete che no, non credo di averlo ucciso. Poi vabbè, dopo controllo. Comunque, come potete vedere, l'MP5 da media distanza, ecco questa qua già è una distanza troppo lunga per l'MP5, da media e corta distanza è molto molto potente. Ve lo consiglio soprattutto con stopping power, perché stopping power è potere d'arresto. Io sono rimasto con la versione inglese, anche se il punto il gioco in italiano. Sono abituato appunto ora a chiamare il gioco con i nomi inglesi dei perk, perché l'avevo comprato in inglese e avevo le impostazioni dell'Xbox in inglese quando appunto giocavo alla prima versione. E comunque, ragazzi, l'MP5 con stopping power shotta veramente tanto, perché con tre colpi da vicino ammazza. Quindi vi consiglio ovviamente di provare questa classe e magari di abituarvi. So che all'inizio potrà sembrare strana come arma per alcuni di voi, ma onestamente diciamo che questo Road to Commander è più che altro una serie per mostrarvi livello per livello che armi usare, come giocare. Vabbè, lo stile di gioco poi dipende da persona a persona. Io onestamente mi trovo molto bene con il conservativo rushing su questo gioco, in quanto comunque è un gioco molto molto più complicato magari rispetto agli altri Call of Duty, anche se ironicamente e paradossalmente è più semplice questo gioco rispetto agli altri COD. Ma comunque, come potete vedere, giocando un pochino più conservativi e un pochino più rushing in certi casi si può giocare bene. Più che altro consiglio lo stile di gioco conservativo. Ora là, quelli che camperano dietro l'head glitch del rialzo non mi fanno impazzire, non mi stanno simpaticissimi, quindi li lascerei stare. Più che altro mi concentrerei un attimino sullo spawn killing ora, perché mi dà fastidio spawn killare, è vero. Però visto che sono tutti qua a questo punto ne approfitto. No, perché l'MP5 ha una brutta portata. Ho dato una botta al microfono oggi, non so perché do botta al microfono. Mi starà antipatico quest'oggi. E ora, se quello lì non si mette... No, questo qua è un compagno. Sono tutti qua in head glitch. Sono tutti qua in head glitch, quindi vediamo un attimino di... Mamma mia, ragazzi, come giocate. Vieni te qua. Bravo. Vieni te qua, ho detto, invece volevo dire vieni qua te. Ora, stanno spawnando tutti là, quindi li lascerei stare onestamente, visto che l'MP5 non ha tali capacità. Uno di nostri 47-12. Ma è andata bene che c'ho anche la squadra forte ora, perché sennò probabilmente non farei un risultato così decente. Diciamo che si basa anche più che altro sul matchmaking, ragazzi, l'abilità del saper giocare. Poi vabbè, se uno è forte lo stesso. Io onestamente mi baso molto anche sulla mia squadra, perché di solito quando c'è una squadra che è scarsa gioco male anch'io. Ora, evitando di farci sparare da dove c'è quella granata dietro, mi concentrerò un attimino sul stare attenti di qua. Il nostro compagno sembra aver pulito, invece no, l'avevo sentito. Ragazzi, non so perché le mie cuffie fanno sentire un casino su Call of Duty 4. Non so se c'è lo stesso effetto anche in video, perché in video diciamo che la qualità audio che si prende non è quella delle cuffie, ma è quella del gioco. E devo dire che sento molto i passi, soprattutto da lontano, ed è per questo che ogni tanto sto fermo e sto zitto per sentir meglio. Comunque, prima partita finita, vediamo un attimino la killcam, che è stata fatta da uno che ha già sbloccato l'ACOG sul cecchino. Comunque, spero che questa prima partita vi sia piaciuta. Vediamo un attimino cosa ci capita come seconda.
Ok ragazzi, visto che la partita di prima è durata 9 minuti circa, ho deciso di cercarne una su Deathmatch e ci è capitata Dawn, pur come mappa, che onestamente non mi piace un granché perché la gente campera molto nell'erba alta tipo i Pokémon, il che mi dà abbastanza fastidio. Tra l'altro ovviamente prima ci è capitata la squadra buona, quindi ora la squadra avversaria ci sta asfaltando e devo stare un pochino più attento a come gioco. Tra l'altro ora vorrei un attimino utilizzare la K47, giusto perché ve ne ho parlato nello scorso episodio, e non utilizzarlo sarebbe abbastanza triste come cosa. Tra l'altro sono ancora salito di livello, ci ho appena fatto caso, cioè se guardate ora sono a livello 8 ed è abbastanza strana la cosa. Magari mando una mail alla Raven, perché so che è la Raven che si è occupata della creazione di questo gioco, perché mi dispiacerebbe onestamente livellare in maniera tra virgolette ingiusta, perché tra l'altro ragazzi, se salto delle partite e non le registro ve lo dico tranquillamente, cioè come vi ho detto, come vi dicevo già nel Road Commander di Black Ops 3, se devo saltare qualche partita perché magari il gameplay faceva schifo letteralmente o cose di questo tipo, ve lo dico tranquillamente. Ma in questo caso, se salgo di livello perché il gioco ha qualche bug o semplicemente magari è un'opzione del gioco che non mi ricordo, onestamente mi dà un po' fastidio. Comunque, ora sappiamo che lo spawn è qua dentro, sappiamo che questi stanno giocando, stanno negli angoli, sappiamo che neanche non sono fortissimi perché come potete vedere sono anche facili da uccidere, però c'è la mia squadra che è abbastanza scarsa, quindi buongiorno. Meno male che i drop shot sono facili da fare anche con i controller non moddati. Quello è poco simpatico però, quindi lo lascerei stare. Tra l'altro se vi chiedete come faccio i drop shot e i jump shot, ragazzi, utilizzo semplicemente l'opzione del controller tattico bumper jump, perché è molto utile e permette di saltare con L1. Certo c'è da abituarsi perché non è la cosa più semplice da fare all'inizio, ma comunque una volta abituati siete in grado di fare jump shot e drop shot tranquillamente. Ora, anche lo stick and move è buono, ora che ci penso, perché Giancarlo usa lo stick and move e si trova molto bene secondo lui. Quindi se volete usare lo stick and move, anche lo stick and move è abbastanza buono. Ora di là ce n'è uno perché l'ho visto sulla minimappa, fortunatamente la minimappa è abbastanza utile su questo gioco. Qua dietro ce n'è uno, ho paura che ce ne sia uno sul tetto, cosa che onestamente vorrei evitare perché sul tetto di solito non guardo. E vabbè, c'era quello di là che non ho visto perché sono abbastanza niente, non voglio attivare la visione notturna, grazie gioco. Ora l'unica cosa che vorrei evitare sono quelli che arrivano là, perché poi se io vado avanti, tra l'altro era passato davanti al mio compagno e non l'avevo visto, perché se arrivando là faccio poi fatica a vederli quando cerco di andare qua dietro, come in questo caso. Guardate, adesso ce ne sarà uno nell'angolino sicuro, perché qua la gente campera. In questo gioco sono abituato a vedere la gente che se ne sta negli angoli. È normale, ragazzi, cioè non è che è qualcosa di strano. All'inizio poi di ogni nuovo Call of Duty la gente tende a camperare, quindi è completamente normale. Però diciamo che su questo Call of Duty è normale più che altro per appunto lo stile di costruzione delle mappe e per appunto lo stile di gioco che bisogna assumere, come vi ho già detto nello scorso episodio. Comunque 14-5, sto giocando meglio di tutta la mia squadra, anzi sono l'unico in positivo della mia squadra, cosa onestamente non mi spiego perché questi non sembrano essere un granché forti. Poi magari è semplicemente la mia squadra che ha iniziato adesso con le prime partite, anche se effettivamente non mi sembrano a livelli bassi, cioè uno di loro è uno dei nostri a livello 14, quindi mi sembra abbastanza strana come cosa. Però comunque anche questa partita ragazzi è finita. Nonostante ragazzi questo episodio sia stato un pochino più corto dello scorso, spero comunque che vi sia piaciuto. Vi porterò anche dei funny moments su Battlefield 1, in quanto comunque mi avete chiesto di portare Battlefield in molti. Io comunque ragazzi come sempre voglio augurarvi una buona giornata, una buona serata, e ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.